Ad un anno esatto dal trionfo al Festival di Cannes di un film Un affare di famiglia di Koreeda Hirokazu, a Firenze si celebra il cinema giapponese con la prima edizione di Go Japan Film Festival. In programma al cinema La Compagnia, il 18 e il 19 maggio, il festival propone una selezione di quattro film, accompagnati da eventi che portano nel capoluogo toscano i sapori e i colori della tradizione del paese del Sollevante. Abbiamo quattro film, si parte sabato con una commedia familiare, Under One Umbrella, che è così una storia agrodolce di famiglia, in cui si toccano anche dei temi molto, molto delicati, ma si sorride. Sabato sera abbiamo l'animazione, non di cartone animato, ma dei film in live action, no? Che si sposano con l'animazione chiaramente giapponese, quindi la più raffinata, con Kamakura Destiny, un film molto bello che ci teniamo anche a dirlo, è adatto a tutta la famiglia. Questo è anche importante secondo noi nei festival, inserire anche delle proiezioni che siano sì autoriali, però che coinvolgano dal papà alla mamma i bambini. Poi il giorno dopo cominciamo con un film più autoriale, The Project, che è un film molto, molto curioso. Parte in una maniera abbastanza leggera, nel senso di un film drammatico con degli accenti anche di commedia, che sembrerebbe proseguire secondo una sua linea, ma ha un twist molto particolare. È assolutamente un film da non perdere della nostra offerta. E poi abbiamo in chiusura Koto The Old Capital, che è un omaggio, un grande omaggio alla città di Kyoto e alla sua storia, alla sua tradizione nella manifattura e nella vendita dei kimono tradizionali, e come questa tradizione viene comunque portata avanti da una famiglia con le nuove generazioni, proprio l'importanza del retaggio culturale anche di una tradizione così importante. Voi aprite con un film che parla di famiglia, Sì, ma questa assolutamente. tematica è sentita e per quale motivo nella società giapponese? La società giapponese, diciamo che come tutte le società chiaramente sia asiatiche che occidentali, ha la famiglia al suo centro. Tra l'altro ultimamente si parla molto di una famiglia giapponese in particolare, che è quella imperiale, no? La società giapponese continua a essere molto tradizionale e tradizionalista. Sì, certo, come tante altre società, sì, e si riflette molto sulla famiglia e sui ruoli. Soprattutto nei nostri film si riflette sugli affetti. Abbiamo un seminario di sake che è tenuto da Firenze Sake, da Giovanni Baldini, che tra l'altro è qua con noi stamattina appunto per intervenire alla conferenza stampa, che importa sake da 6 diverse cantine in Giappone. Quindi ci sarà questo seminario sabato in cui proprio ci si introdurrà alla cultura del sake e alla sua storia, no? Alla sua importanza anche storiografica nella cultura giapponese, la cultura tradizionale. Poi appunto dicevamo, abbiamo un happening con una vestizione di kimono tradizionale sul palco. Grande attesa a Firenze per l'ospite d'onore, l'attrice Ichikawa Yun, interprete per Ermanno Olmi, Dario Argento, Giuseppe Tornatore, oltre che per il piccolo schermo nelle serie TV L'Ispettore Coleandro e RIS Delitti Imperfetti. Abbiamo Jun Ichikawa, che è un'attrice giapponese naturalizzata italiana. Lei è esordita giovanissima cantando dietro i paraventi di Ermanno Olmi, poi ha lavorato con Dario Argento, con Aurelio Grimaldi, ha fatto tantissima televisione, doppiaggio, teatro. Un personaggio veramente poliedrico, un artista molto internazionale che ha vissuto a cavallo tra due paesi, e non vediamo l'ora di incontrarla. Minasama, konnichiwa. Buongiorno a tutti. Sono molto felice di poter essere presente alla prima edizione del Go Japan Film Festival a Firenze. Sarò presente il 19 maggio, ci sarà molto sake, kimono e tanti bei film. Vi aspetto. Ciao!